Il Moro, primo campione mondiale della classe Coppa America e poi barcalepre delle imbarcazioni di Raul Gardini che gareggiarono nelle acque di San Diego nel 1992, verrà a breve spostato in testa al canale Candiano. Il progetto a cui l'autorità di sistema portuale, che dal 2008 ne detiene la proprietà, sta lavorando, prevede che il Moro resti nel proprio invaso e sia collocato al centro della testa del canale, dove potrà essere ammirato 365 giorni all'anno. Lo spostamento avverrà via terra grazie all'intervento della compagnia portuale. Naturalmente, vista la nuova collocazione, attorno al Moro sarà realizzata una struttura in acciaio e vetro ad alta resistenza che verrà scelta insieme al comune. Verranno poi installati un impianto antintrusione ed un sistema di videosorveglianza per garantire la massima sicurezza dell'imbarcazione. Un ulteriore intervento riguarderà l'illuminazione del Moro, che negli anni è diventato un vero e proprio simbolo di Ravenna, del suo porto e di tutte le vocazioni veliche del territorio.